Ciao a tutti e bentornati qui da Mauri sul nostro canale. Quest'oggi tratteremo di nuovo un argomento riguardante l'endurance. Quindi, visto che abbiamo iniziato un po' il filone, ovviamente delle 24 ore di Le Mans, e continueremo sempre a farlo con queste fantastiche vetturine che vedete qua, però questa volta voglio raccontarvi una piccola storia. E oltretutto faremo poi anche una gara, ovviamente, quindi il video sarà diviso in due sezioni, ma sarà un accenno storico molto breve. Andremo appunto a vedere un po' tutta la piccola storia di questo Bathurst, cioè questa gara fantastica che si svolge tuttora in Australia, esattamente le 12 ore di Bathurst. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere leggermente in storia che cosa succede e da dove deriva questa fantastica corsa. Le 12 ore di Bathurst, questa corsa è stata ispirata da un'altra gara che si faceva precedentemente, fino al 1963, dal 1963, si faceva questa gara che praticamente era una corsa, la 1000 km di Bathurst, appunto. Questa corsa era una corsa che prendeva appunto prevedeva la sua gara endurance di 1000 km, ma allo stesso tempo questa corsa era una corsa che si ispirava a un altro tipo di gara, decisamente tosta. Era una gara che si svolgeva a Phillip Island e questa gara si chiamava la Armstrong 500. E questa Armstrong 500 era una gara veramente estenuante ed era una corsa che si è sviluppata dal 1960, per poi proseguire ancora ultimamente, ma fino al 63. E questa gara era appunto la 500 miglia, che prevedeva circa 800 km di gara. Dal 1997 al 1998 qui si sono svolte due tipi di categorie di vetture. Ovviamente ci sono sempre state le vetture di Gran Turismo, ovviamente, che correvano, ma poi anche le Super V-Car, cioè le Super V8, e quindi hanno corso anche questo tipo di categoria di vettura che addirittura venne introdotta proprio nel campionato. Dal 2011 questa categoria di questa gara delle 12 ore divenne appunto appannaggio poi della International Continental GT, quindi le vetture di GT3, che tutti gli anni appunto fanno questa gara di 12 ore. Oltretutto va ricordato che nel periodo di febbraio e ottobre questa gara viene svolta appunto 2 volte l'anno anche nella categoria delle supercar. Quindi quella viene ancora corsa come le 1000 km. Inoltre questo circuito, questa gara, questo circuito, che ovviamente come ben sapete tanti di voi lo sanno, perché ovviamente ci abbiamo corso tutti su Assetto Corsa, competizione, chi ci corre sempre, ovviamente sa benissimo come è fatto il suo dislivello, le sue curve molto strette, e quindi proprio per conformazione di questo circuito gli incidenti sono stati veramente enormi e qui persero veramente la vita tantissimi piloti, sia in macchina sia in moto, perché qui si è corso anche tantissimo con le motociclette. Va ricordato oltretutto la perdita del grande ex campione del mondo del 1967 di Formula 1, Dennis Hulme, che qui nel 1992 perse la vita. Ma lui perse la vita non perché ebbe un incidente particolare, semplicemente, purtroppo ha avuto un malore e quindi un infarto, e quindi a questo punto mancò appunto in quella sua gara a bordo di una BMW. Oltretutto ricordiamo anche che appunto nel 1986 ci fu un incidente, come purtroppo se ne sono capitati, ma per evitare appunto questa altissima velocità sul rettilineo finale, dal 1987 fu aggiunta la variante The Case, e questo ovviamente permetteva di rallentare leggermente la velocità delle macchine, anche per evitare, soprattutto anche in casi di bagnato e in casi di situazioni veramente molto gravi, appunto di cedere della velocità. E quindi gli incidenti sempre maggiori. Ma ora è arrivato il momento di scendere in pista noi, e scenderemo con Automobilista 2, con tanto delle mod delle GT3, che ovviamente, tra l'altro, ragazzi, non so se avete notato con la nuova aggiunta, mamma mia, sono migliorate tantissimo queste vetture. Adesso andremo a vedere una carrellata delle vetture che parteciperanno a questa 12 ore, ma sarà ovviamente una 12 minuti che noi vivremo con il cambio gomme, quindi vivremo il cambio gomme, faremo tutta la situazione, e quindi Mauri dovrà dare il meglio di sé in questa corsa. Quindi ora diamo una carrellata alle vetture che parteciperanno a questa gara, e dopodiché daremo il via a questa estenuante gara.
Bene, eccoci qua, partiamo in decima posizione a bordo della nostra BMW Z4 GT3, ragazzi, quindi ora faremo i nostri 15 minuti, non si può fare 12, ma ho dovuto selezionare 15, quindi partiamo in partenza lanciata. Ovviamente, ragazzi, il commento sarà come sarà, nel senso che darò priorità alla guida. Qui ovviamente partiamo di mattina, come giusto che sia, siamo proprio all'alba, alle 6 del mattino. Attenzione qui! Mamma mia, cazzo, porca vacca, mi ha toccato. Ci siamo subito trovati in difficoltà qui. Mamma mia, siamo slittati subito in undicesima posizione. Aprile e Arber mi hanno, cioè Arber, sì, mi ha toccato in pieno e me le ha suonate subito, mi ha fatto girare. Ma intanto noi ora qua abbiamo comunque recuperato più o meno qualcosina. Andiamo subito in coda qui alla Bentley, vediamo. Ragazzi, siamo già subito qua, salire la montagna e pronti tra un po' a scenderla in questi torrentini pericolosi. Intanto dietro si fa vedere quest'Audi, mamma mia, Audi sotto pressione. Mamma mia, ragazzi, che circuito da panico sta a fare, bellissimo però. Andiamo? Dai, dobbiamo andare a recuperare lì davanti. Porca miseria, ragazzi. Intanto l'Audi di dietro sta spingendo forte. Si sta vedendo sotto. Cacchio, guardate che roba. È qua. E sulla sinistra insieme al castanismo. Mario, attenzione qui. Tenta il sorpasso addirittura. Mamma mia. Porca vacca. Mi sono visto nel campo. Mamma mia, ragazzi, che roba, ma questi sono cattivissimi. Tanto qui davanti i problemi si sono fermati un po'. Buono, ma ne può approfittarne, può avvicinarsi. Attenzione, cambiamo marcia però, non rimaniamo rincoglioniti lì. Dai, ci siamo avvicinati un po' a quelli davanti. Davanti abbiamo Abel, Abril e Pappas in ottava posizione. Noi ora siamo sempre lì nella nostra misera undicesima posizione. Abbiamo persa una, porca vacca, dobbiamo cercare di recuperare almeno quella. Tanto qui dietro l'annismo si fa vedere cattivissima. Mauri qua in difficoltà, un po' come sempre. Non è che sia una novità. Attenzione! Toccato il muretto! Porca miseria! Attenzione qui! Dietro si sono toccati! Questo ha permesso un po' di... Mamma mia, ragazzi, che roba! Attenzione qua! Porca miseria! Mamma mia! Erroraccio! Errore enorme qui! Mauri la paga! La paga in maniera veramente giusta! Dai, concentrato! Porca miseria! Mamma mia, ragazzi, che sofferenza ogni volta! Mamma mia, siamo 32 vetture, ragazzi, siamo una bella squadra qua, 32 vetture qui, è tanta roba. Attenzione, la staccata da parte dell'Audi. Mamma mia, che sorpasso che mi ha fatto, mi ha proprio sverniciato, mi ha ridicolizzato. Porca vacca, ragazzi, ma questi sono tostissimi.
Sì, ma questi qua della mod sono ancora più tosti, eh? Porca miseria! Dai Mauri, forza, eh! Dobbiamo andare a recuperare qualcuno lì davanti, non possiamo farci sbeffeggiare così. Porca puttacchia! Siamo finiti in tredicesima, nelle qualifiche avevamo fatto abbastanza bene. Ci siamo piazzati in decima, porca miseria, qua siamo proprio rimasti proprio indietro indietro. Mamma mia. Andiamo subito in coda qui a questa... quest'Audi qua, mamma mia, cercare un attacco qui da panico. Intanto dietro non è che si fanno tanto. Oh no, questi spingono. Attenzione qui ora, non fare come prima. Ci siamo avvicinati, madonna santa. Dietro mi stanno braccando in maniera inesorabile, ragazzi. Che roba, che roba. Porca miseria, che storia incredibile. Ragazzi, non riusciamo a raggiungerli. Dai, forza, andiamo. Mamma mia, è rischio che adesso, attenzione qui ora. Manteniamo bene, mamma mia, ma queste Audi quando cazzo ne hanno, Dio buono? Possibile che non tanto più di me così? Si fa vedere l'Audi sulla destra! Oh, ma non riesco proprio, Mamma mia, intanto questi vanno ai box! Mi tocca il mio compagno di squadra addirittura, ma sei impazzito! Intanto qui si sono fermati ai box un po' di gente e difatti slittiamo in settima posizione, ma non so come fare. Se ora fermarmi anch'io al prossimo giro. Rimangono ancora 7 minuti di gara, quindi sì, io chiamo i box. Perfetto, box chiamati. Prossimo giro andiamo in pizza, ragazzi. Qui mi si sta attaccando. Oh, ma cazzo, questi sono dei picchiatori di prima categoria, ma guarda che roba, non ti faccio passare, non ti faccio passare. Porca puttacchia, ragazzi, ma è una battaglia esasperante, pure col mio compagno di squadra, avete visto che roba? Ma è una cosa assurda. Che figata però, che figata, pensate che meraviglia una gara del genere, 12 ore, da panico. Non esiste neanche 15 minuti, quindi hanno che figata però. Attenzione! Qui il mio compagno di squadra ha intenzione di suonarmele. Attenzione! Attenzione dietro! Madonna, ragazzi, dai, adesso dobbiamo andare ai box. Vediamo. Attenzione qui, che stanno arrivando tutti di gran carriera. Madonna, sta Bentley. Mi metto bene in mezzo, non voglio farlo passare. Andiamo in staccata. Dai, andiamo in box. Mamma mia, ho tagliato la riga lì. Non so se... andiamo di Pillimer. Ok, dai. Porcaccia, ragazzi, che roba. Mamma mia, che roba. Dai, andiamo. Allora, siamo rientrati in quindicesima posizione e abbiamo ancora 5 minuti di gara, ragazzi.
Double yellow flag. Forse c'è un incidente. La pista si sta sporcando di terra, ragazzi. Attenzione qui, vettura ferma. Incidenti. Dietro quest'Audi si sta facendo vedere con aria minacciosa. Infatti Mauri è a passeggio, sembra che vada a passeggio, guarda che colore, mamma mia, qua attenzione. Attenzione, qua ha cercato l'attacco qui. Mamma mia, ragazzi, siamo veramente una roba allucinante. Dai, forza. Qui, mamma mia, siamo di nuovo sotto attacco. Ok, ora green flag, perfetto, bandiera verde, si può di nuovo superare, quindi questo che cazzo spingeva tanto, che tanto non poteva superare, sei proprio rincoglionito. Attenzione qua, alla faccia del rincoglionito, porca vacca, no Ti entro in scia, facciamo un attacco qua. Cazzo! Minchia ragazzi, ma avete visto che roba, che cattivissimo questo. Non è possibile, cattivissimo me due. Porca miseria, ragazzi, che mina che mi ha ficcato. Siamo a 2 minuti dalla fine, ragazzi. Dobbiamo salvare il salvabile, altro che storia. Comunque davvero avvincentissimo, stupendo. Adesso cerchiamo solo di portarci a casa una posizione, almeno una. Porca vacca, ma avete visto che lotte che fanno questi qua? Cazzo, ma stai a che roba è? Mi piace da morire. Poi io non so se questo qua della mod di Thunderflash ha ancora migliorato. Secondo me ha migliorato ancora di più l'IA. Cioè, non è possibile, perché una reazione così sulle vetture originali sì, ma non così. Porca vacca, che figata! Che figata però! Avete visto come si è incazzato quello? Attenzione ora qui! Porca miseria, ragazzi, siamo 23esimi, mamma mia, da decimi che siamo partiti. Guardate che roba, però una gara come può essere compromessa in queste situazioni qua. Immaginate, appunto, sulle 12 ore, sulla lunghezza, come ovviamente sappiamo già tutti, però dico, che figo, che spettacolo queste gare Endurance. Dai, abbiamo 1 minuto, vediamo se riusciamo a passare il traguardo, magari fare ancora un giro e magari fare un ultimo attacco, che magari questi qua davanti, madonna, ma se vanno, ma cazzo, io mi spavento a vedere come vanno. Cioè, porca miseria, eppure io non è che stavo proprio andando pianissimo, facevo i 2,70 di prima. Puttacchio, ma quante cazzo ne hanno questi? Dai che forse riusciamo ancora a fare un giro, mancano 23 secondi alla fine, possiamo portare magari un attacco finale? Sì, passiamo ancora il traguardo, abbiamo ancora un giro. 40 secondi alla fine, quindi possiamo ancora tentare un attacco qui, in extremis. Alla fine, Mauri deve portarsi almeno a casa un sorpasso, perché qui sono stato veramente sverniciato, ma di bruttissima maniera. Proprio. Ho fatto il figurone del pollo. Però mi sono divertito un casino, ragazzi. Mi è piaciuto tantissimo.
Poi ragazzi, queste letture, che roba. Che cazzo fai? In prima, ma sei pazzo! Non riesco a recuperare, eh. Non riesco a recuperare. Abbiamo ancora un giro! Abbiamo ancora un giro? Dai, abbiamo ancora un giro, ragazzi! Ed è concentrato qui. Cazzo dritto! Oh! Ho capito! Cazzo, non un incidente qui! Mamma mia, la macchina proprio davanti! Ma sono trovato! Oh ragazzi, abbiamo recuperato una posizione! Cazzo, momenti vado a sbattere! Minchia, non a momenti! Vado a sbattere io! Ma la macchina ha qualcosa che non va! Non ci siamo! C'è qualcosa che non quadra! Stiamo arrivando verso sera, ragazzi. No. Stacco prima perché non la macchina ha qualcosa che non quadra. Non segna damage, ma c'è qualcosa che non va. Dai ragazzi, la concludiamo in questo modo, dai, abbiamo concluso in 22esima posizione, una posizione l'abbiamo ancora recuperata perché quello là si è girato, e meno male. Comunque ragazzi, dai, è stato bellissimo, comunque mi sono divertito tantissimo al di là del risultato finale, però è stato veramente bello, mi è piaciuto tantissimo portare questa cosa perché comunque è interessante, sono belle cose, soprattutto anche la storia di questo circuito mitico, di tutte queste gare che si sono appunto fatte su questo circuito. Fatemi sapere se questo genere di contenuto ogni tanto vi fa piacere vederlo, che lo approfondiamo magari anche un po'. Bene ragazzi, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.